Buonasera a tutti, mi presento anche se Carla mi ha già presentato, sono il dottor Pacchetti, lavoro alla di Varese e sono il responsabile della medicina dello sport, faccio parte del servizio di medicina di comunità e tra le altre attività mi occupo di promozione della salute. Per cui questa iniziativa rientra proprio in quello che sia il Ministero che la Regione Lombardia ritengono uno dei cardini fondamentali del benessere della popolazione. Vi spiego perché. I due problemi emergenti in sanità pubblica in questi ultimi anni sono essenzialmente il sovrappeso e l'obesità e la sedentarietà, cioè si mangia troppo, si è troppo grassi, si pesa troppo e ci si muove troppo poco. Quindi questi sono due problemi che noi dobbiamo cercare di contrastare nel modo più valido ed efficace possibile in tutte le fasce d'età. Ve lo dico perché avrete tutti dei figli, dei nipoti, anche delle persone più giovani che fanno parte della vostra famiglia. Il problema dal punto di vista generazionale si sta aggravando. I bambini sono molto più grassi dei nonni di oggi e di una volta. I bambini e i giovani del giorno d'oggi sono molto meno atleticamente dotati di quello che erano i giovani di una o di due generazioni fa. E questo è un problema estremamente grave. Allora, io questa sera sono stato chiamato essenzialmente per rinforzare un messaggio estremamente positivo di cui ringrazio Padre Monti, perché è l'unica struttura di medicina dello sport che si è impegnata 2 anni fa o più di 2 anni fa a far partire sul territorio i gruppi di cammino ed è l'unica che li ha mantenuti e li ha implementati nel tempo, avendo adesso un giro di persone che supera abbondantemente il centinaio. Questo è un risultato estremamente positivo di cui va dato riconoscimento alla struttura che, come è normale nei gruppi di cammino, non ha un guadagno economico da questo, ha un vantaggio di salute per la popolazione. Questo è il motivo per cui l'invito che io vi rivolgo, prima ancora di parlare, è di diffondere questa iniziativa, perché gli attori dell'iniziativa siete voi, l'iniziativa è vostra, i beneficiari siete voi, per cui sarebbe opportuno che ogni comune, ogni rione, ogni quartiere si attivasse per far partire una cosa di questo genere. Non ci vuole tanto, ci vuole solo un po' di buona volontà. Io vi farò una presentazione veloce perché mi sembrava opportuno darvi anche un parere, per così dire, tecnico-scientifico, visto che sono stato chiamato fin qua, ma sarà una cosa breve, di una mezz'oretta al massimo. Poi risponderò alle vostre domande, perplessità, dubbi, cose che non vanno, eccetera, eccetera. La prima cosa che vi voglio premettere, che è importantissima, è andare a camminare non è un'attività sanitaria, è un'attività ricreativa di benessere che chiunque è in grado di fare. Per cui non facciamo diventare un'attività medica, perché assolutamente non lo è. In cosa rientra il muoversi e il camminare? Rientra in quelli che al giorno d'oggi sono uno dei concetti più ribaditi e portati avanti a partire dal Ministero a tutte le organizzazioni che si occupano di benessere e di promozione della salute. I corretti stili di vita, cosa vuol dire? Vuol dire che tante volte, non dico sempre, per stare bene non è necessario fare cose trascendentali, investire cifre astronomiche, è necessario fare delle cose che preservino la nostra salute. Quindi vuol dire non fare delle cose che ci fanno male e ci procurano dei danni alla salute. Perché questo? Perché, come mi dice la diapositiva, le malattie cronico-degenerative costituiscono la principale causa di morte in quasi tutto il mondo. Le vedete elencate. Le malattie cronico-degenerative sono le cardiopatie, l'ictus, il cancro, il diabete, le malattie respiratorie croniche. Ma ci sono dei fattori modificabili che influenzano queste malattie.
sono quelli che vi ho detto prima di iniziare a parlare. Alimentazione poco sana, uso di tabacco, abuso di alcol, mancanza di attività fisica. Questi fattori di rischio sono modificabili e, nel limite del possibile, devono essere modificati. Scusate. Questa diapositiva ve la faccio vedere perché l'ho già fatta vedere quando sono venuto la prima volta a presentare la partenza dei gruppi di cammino, perché è uno studio tedesco recente, perché è del 2009, molto interessante, che vi dimostra con i dati quello che io fino adesso vi ho detto a parole. Questo studio cosa ha fatto? Ha preso 23.000 persone in una fascia di età che è la vostra, fra i 35 e i 63 anni, più precisamente in età lavorativa. E cosa è andato a vedere? Se queste persone non fumavano, il body mass index superiore a 30 vuol dire non erano tanto grassi da essere quasi obesi, anzi obesi. Facevano 3 ore e mezza di attività fisica, attenzione, non sport, attività fisica. L'attività fisica più semplice per tutti è camminare. La seconda attività fisica è nuotare. La terza attività fisica è andare in bicicletta. Un'altra attività fisica è, per esempio, ballare. Non stiamo parlando di sport. Avevano una dieta sana, cioè molta frutta e verdura, pane integrale, poca carne, soprattutto rossa, ma anche quella bianca non era in quantità esagerata. E cosa si è studiato in rapporto a questa fascia di popolazione? Queste 4 malattie che sono le più diffuse nelle società occidentali. Il diabete di tipo 2, cioè quello non insulino dipendente, l'infarto, l'ictus e il cancro. Per uno studio di quasi 8 anni, non di 6 mesi, quasi 8 anni. Cosa si è visto? Si è visto che chi non faceva nessuna delle 4 cose che vi ho detto prima, quindi fumava, era obeso, non si muoveva e mangiava male, aveva il rischio intero, vedete la prima colonna, di contrarre queste malattie, quindi aveva ampie possibilità di avere una o più di quelle malattie. Facendo solo una delle 4 cose, quindi non fumando, oppure non essendo troppo grasso, camminando per 3 ore e mezza alla settimana, mangiando bene, il rischio, vedete, si è dimezzato. Se ne faceva 2 il rischio andava sotto il 40%, se ne faceva 3 andava sotto il 30%, se ne faceva tutte e 4, che tanto per ripeterlo, ma l'avete già capito da soli, non costano niente, non fumare o risparmio, andare a camminare al massimo corto un paio di scarpe, non essere troppo grassi vuol dire mangiare un po' di meno, quindi risparmiare sulla spesa, fare una dieta sana vuol dire cambiare il carrello della spesa, comprare qualcosa al posto di qualcos'altro. Guardate, non mi soffermo, ma guardate le singole malattie, il diabete non c'è più, o quasi. Facendo 4 cose che non sono medicine, poi chi ha la malattia adotterà le terapie adeguate per tenerla sotto controllo, ma è evidente che un sano stile di vita rallenta il progredire della malattia e in qualche caso ne migliora la convivenza. Guardate anche l'infarto di quanto si è ridotto. E nonostante tutto, pur essendo una malattia multifattoriale, il beneficio che si ha anche sul cancro. In pratica questo cosa ci dice? Ci dice che noi dobbiamo contrastare questa situazione. Guardate, la diapositiva vi dice che il 60% della popolazione mondiale è al di sotto dei livelli raccomandati di attività fisica, che sono 30 minuti al giorno di cammino. Non sto parlando di andare in palestra, impegnarsi a fare la maratona o andare a fare il giro del parco in bicicletta. 30 minuti di cammino al giorno, anche spezzettati in sedute di 10 minuti. Quindi non è una cosa trascendentale. Ma vi dico qualcosa di più. Nella nostra provincia non è il 60% questo numero, è il 70%. Le persone attive, tenute conto che poi persone attive parliamo dai 15 ai 70-75 anni, sono il 24% della popolazione. Il rimanente 25% è totalmente inattivo, quindi sedentario dichiarato, rimane all'incirca 25 più 25, un 50%.
dati dei dati che abbiamo in mano loro, per farvi rendere conto di quanto il problema sia rilevante. La cosa ancora più rilevante è la sovrastima delle persone intervistate sulla quantità di attività fisica che fanno. Cioè, quando si va a chiedere, ma lei crede di muoversi abbastanza? Più di un terzo di questa gente che non si muove dice sì. Quelli che fanno da una a tre volte al mese dicono, io sono attivo. Pensate che le raccomandazioni sono 30 minuti al giorno, quindi non da una a tre volte al mese, non da 5 a 10 volte al mese, ma 30 volte al mese, 30 minuti di cammino o 20 volte un'ora. Quindi è una cosa un pochettino diversa. Questi li tralasciamo. Vi faccio vedere un'altra cosa interessante, magari non per voi, ma soprattutto per i vostri figli e per i vostri nipoti. Il 30% dei viaggi in automobile, più del 30%, sono per meno di 3 km e il 50% per meno di 5. Sono distanze che si possono percorrere fra la mezz'ora e i 50 minuti a piedi e in 15-20 minuti in bicicletta. Quindi sì, si eliminerebbe il traffico, si ridurrebbe l'inquinamento e si farebbe del bene alla propria salute abituandosi a fare queste cose qua, che sono delle banalità, come una banalità fare le scale a piedi e non prendere l'ascensore o le scale mobili. Siamo pieni di fotografie, di diapositive, di persone, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche qui da noi, che si iscrivono in palestra e per entrare in palestra prendono la scala mobile, quando sarebbe tanto più semplice fare le scale o andare a camminare, se uno vuole, risparmiare i soldi della palestra. Questo senza avere niente contro le palestre, va benissimo, ma non è obbligatorio che per fare attività si debba andare in palestra. Questi io passo velocemente, voi le vedete tranquillamente, era doveroso che io le portassi, ma io do per scontato che sappiate quali sono i benefici di un po' di movimento sul nostro corpo. Sono benefici cardiovascolari, riduce il rischio di malattie coronariche, che migliora come lavora il nostro cuore e le sue prestazioni, riduce la pressione. Ecco un'altra cosa importante che io vi voglio dire. Chi ha alcune di queste malattie croniche, come l'ipertensione arteriosa, il diabete di tipo 2, l'osteoporosi, che sono malattie anche connesse con l'avanzare dell'età, deve muoversi, deve camminare, logicamente, sotto consiglio del medico curante, in accordo con il medico curante per dosare i farmaci e i carichi di lavoro, eccetera. Ma nell'ipertensione il cammino aiuta ad abbassare la pressione e riduce l'incremento dei farmaci. Nel diabetico migliora l'utilizzo degli zuccheri, per cui riduce la necessità di prendere dei farmaci per far entrare gli zuccheri nelle nostre cellule. In chi soffre di osteoporosi rinforza le ossa. In chi ha problemi di equilibrio, il muoversi, lo stare in esercizio, aumenta la capacità di stare in equilibrio e riduce sensibilmente le cadute. Quindi non è che chi ha qualcosa non deve fare, in tanti casi deve fare di più. Sull'apparato respiratorio migliora la capacità e l'utilizzazione dell'ossigeno da parte dell'organismo, previene l'aumento del peso, migliora l'equilibrio metabolico nel diabete, come vi ho detto, combatte il nostro dolore. Sui muscoli, logicamente, il farli lavorare non serve ad altro che a rinforzarli, voi lo sapete. E una delle cose su cui non smetto mai di insistere è una cosa che credo qualcuno di voi abbia provato sulla propria pelle. Quando si fa un'attività fisica, motoria, sportiva, soprattutto in età avanzata, quindi dalla mezza età in avanti, bisogna cercare di mantenere la costanza di pratica, perché l'interruzione provoca delle difficoltà nel recupero e nel ripristino delle funzioni precedenti. Si fa, però se non si smette, niente. Questo per dirvi in soldoni che il gruppo di cammino cammina tutto l'anno. Non si va al gruppo di cammino in estate e in primavera perché è bello, perché fa bene in estate e in primavera, ma fa bene anche in autunno e anche in inverno. Il gruppo di cammino va con la nebbia, con la pioggia, col vento, con la neve, si va a camminare lo stesso, magari si sceglie un percorso protetto, sotto i portici, dove è stata spalata la neve, dove si vede bene e non si rischia, questo siamo d'accordo, ma si va sempre.
un'attività fisica piuttosto intensa, quindi tanto per spiegare, non il camminare ma il correre, oppure da 4 a 6 ore di attività fisica moderata, come il cammino, come la bicicletta che si passeggia, come il nuoto a intensità moderata. C'è una forte evidenza di prevenzione per i 3 tipi di tumori che vedete sopra, mammella, colon e endometrio. C'è una media evidenza per la prostata e il polmone e c'è una scarsa evidenza invece per pancreas, testicolo, rene e tiroide. Quindi questo è giusto che uno lo sappia, però gli effetti preventivi dell'attività fisica sull'insorgenza di alcuni tipi di tumore sono ormai in letteratura e sono documentati, quindi questo è un rinforzo al messaggio. Allora, io sono stato su un minimo sindacale, perché mi sembrava giusto darvi almeno un minimo che è giusto mantenere. Poi se lo superate vi fa solo ancora più bene, però almeno 210 minuti alla settimana di attività fisica, sono 3 ore e mezza. 3 per 6, 18, 3 ore, 180 minuti, più 30 minuti. La cosa importante però, che io credo voi facciate già, però mi sembra giusto ribadirvi e poi i working leader mi confermeranno, è che fate questa attività sapendo quanto sforzo state facendo e come dovete fare per saperlo, prendendovi la frequenza cardiaca. Quanti battiti avete a riposo prima di partire? E quanti battiti avete, magari a metà e alla fine del percorso che avete fatto. Non tutte le volte, perché se l'avete già fatto un po' di volte non è strettamente necessario, però magari una volta sì, una volta no, io direi che è opportuno. E il consiglio è che stiate almeno tra il 50 e il 70% di massimo sforzo del cuore. Cosa vuol dire? Vuol dire che internazionalmente il massimo battito cardiaco per ogni persona è 2,20 meno la propria età. Quindi facciamo gente, una persona di 70 anni, il suo massimo battito cardiaco è 2,20 meno 70, 150. Questa persona deve orientativamente camminare tra il 50 e il 70% di questa frequenza, cioè tra il 75 e all'incirca saremo sui 110 battiti al minuto. È chiaro che se sta bene, non ha problemi, eccetera, eccetera, è meglio che stia verso la parte più alta di questo, cioè sui 100-110 battiti mentre lavora. Se ci sono problemi di qualunque tipo di altro, si scende un pochettino senza mai andare sotto 50, però tenete conto che 75 battiti al minuto tanti li hanno anche a riposo, quindi è una cosa fattibilissima. Quella. È evidente che con questo criterio, più si è anziani, più si abbassa la frequenza a cui si deve lavorare. Un bambino di 10 anni avrà come massimo battito cardiaco 2,10, quindi avrà dei valori più alti a cui può lavorare, perché è un cuore più giovane, più elastico, meno problemi dovuti al passare dell'età. Quindi questo ve l'ho già detto. Allora, quali sono i comportamenti virtuosi di uno stile di vita attivo a qualunque età? Da 20 a 60 minuti di esercizio aerobico. Almeno 3 volte alla settimana. Aerobico cosa vuol dire? Un esercizio di resistenza, cioè come un motore diesel, durata abbastanza lunga, a un ritmo non eccessivo, quindi non uno scatto, non un salto, non un movimento improvviso. Il cammino, la corsa lenta, il jogging, la bicicletta, il nuoto, il ballo ad intensità non esagerata. Sono tutte attività di tipo aerobico. Esercizi di forza. Non vanno dimenticati gli esercizi di forza. Per mantenere la muscolatura rinforzata, mantenere le proprie capacità, contrastare le cadute, vanno fatti piccoli esercizi di forza almeno 2 volte alla settimana. Per gli arti inferiori, per gli arti superiori e per gli addominali. Esercizi che si possono fare in casa sul tappeto. Oppure qualcuno di questi, volendo, si può fare prima o dopo la seduta di cammino. Esercitazioni giornaliere di mobilità articolare, cioè muovere le proprie articolazioni.
sollevarle, tirarle su da una parte e dall'altra, aprire le gambe, piegarsi sulle gambe e tirarsi su, andare in punta di piedi, tutti questi esercizi qua per mantenere e incrementare le proprie capacità. Questi andrebbero fatti tutti i giorni, a casa propria, di sicuro tutte le volte che si va a camminare, appena si è un po' caldi e nella parte di defaticamento, perché sono esercizi che ci aiutano a stare meglio. Esercizio, movimenti spontanei, giornalieri, che sono necessitano di equilibrio, quindi cercare di avere anche ogni tanto qualche percorso un po' accidentato per abituare il nostro corpo a rispondere alle sollecitazioni del terreno e a situazioni diverse da quelle a cui siamo abituati. Come facciamo a fare queste cose nella vita di tutti i giorni? Trasformare le attività motorie le attività di spostamento normali, come ho detto prima. Fare le scale invece di prendere l'ascensore, spostarsi a piedi invece di prendere la macchina per piccoli spostamenti, allungare qualche volta il percorso a piedi, farlo diventare più lungo. Sostituire alcune delle attività sedentarie con altre che prevedono movimento, fare qualche passeggiata da solo, con amici o con il cane, fare un po' di giardinaggio, fare qualche esercizio di bricolaggio, fare dei mestieri in casa. Rendere regolari le attività motorie già praticate, le passeggiate, le uscite a piedi per fare la piccola spesa, qualche uscita in bicicletta. Favorire le attività all'aperto con i nipoti e gli amici. Portateli i nipoti, non sanno camminare, non sanno correre, non lo voglio fare. Portateli con voi, costringeteli a venire. Poi decidete voi con i genitori dal punto di vista educativo che cosa dovete fare per farli venire, cosa promettere in cambio o che cosa fare. Purtroppo siamo conciati così, spontaneamente non lo fanno più. Frequentare corsi collettivi di attività motoria per chi vuole, imparare nuove attività, imparare ad eseguire nuovi esercizi come quelli che vi ho detto. Adesso vi faccio vedere semplicemente due cose, cioè la differenza tra la ginnastica in palestra e il gruppo di cammino. La ginnastica in palestra va benissimo, però alcune criticità che sono queste. Primo, costa. La palestra costa, l'insegnante è un professionista, giustamente richiede un compenso. Poche strutture rispetto al potenziale bacino di utenza, noi parliamo a tutta la popolazione. Io vorrei che tutto Saronno, ma non solo Saronno, tutti i paesi camminassero. Non è così. Io vado in giro a parlare da tante parti, sapete che faccio una fatica enorme a far partire i gruppi di cammino. Sapete che in Emilia, a Cesena e a Rimini, ci sono dei gruppi di cammino in città dove tutta la città va a camminare sotto i portici tutte le sere e fanno dei percorsi tutti assieme e si trovano tutti assieme. Qui da noi, per far uscire di casa, bisogna quasi sparargli da sedere. Invece, il criterio giusto dei gruppi di cammino è proprio questo, che ce ne siano tanti in tante parti e ognuno è libero di andare dove vuole, perché oggi non posso perché ho un nipotino, devo andare a fare battella, fa niente, domani c'è un altro, vado da quello lì, se no perdo il gruppo e questa settimana resto fregato. No, dovrebbe esserci proprio una continua possibilità tutti i giorni, in determinati orari, la possibilità di fare questo. In palestra vanno soprattutto le donne, non si sa perché, ma agli uomini non gli piace. I corsi di ginnastica sono quasi tutti femminili. Una o due ore alla settimana di palestra è sufficiente a dire che quella è una persona attiva? Da quello che vi ho detto direi di no. Allora come vi devo dire? Va bene andare una o due volte alla settimana, se però poi tre o quattro volte alla settimana andate a camminare, allora va benissimo. Le palestre chiudono nei mesi estivi e chi andava in palestra da ottobre a giugno, da giugno a ottobre cosa fa? Gruppo di cammino è a disposizione di tutti, non ci vuole un'attrezzatura particolare, gli uomini vanno più volentieri e sono forse quelli che dal punto di vista cardiovascolare hanno più bisogno, possono camminare tutti, le strade sono di tutti, non c'è problema, ci si può autogestire, si sta tutti assieme, è a basso rischio di incidenti e di traumi e ultima, ma credo che sia la cosa più importante per chi ci partecipa, ma anche per chi li organizza. Non costa niente. Camminare per le strade, costo zero. Se si vuole un istruttore professionista, logicamente, come tutti
professionisti, ci si fa carico dell'istruttore e quindi questa persona va adeguatamente ricompensata. Ma se c'è un volontario, una persona che si mette a disposizione, come è il criterio dei gruppi di cammino, che gestisce i gruppi come voi avete sperimentato qua, i costi non ci sono. E quindi non si capisce perché non dovrebbero continuare a nascere e a svilupparsi. Sulla definizione non vi dico nulla perché penso sappiate già, è un'attività spontanea che nasce dal territorio, che deve essere semplicemente guidata da qualcuno che se ne fa un carico organizzativo, che può essere il comune, che sarebbe l'ideale, ma può essere la parrocchia, può essere un centro come Padre Monti, può essere un'associazione di volontariato con un gruppo o qualunque altro, può essere un gruppo di amici che decidono di andare a camminare assieme, si mettono a disposizione e vanno. I numeri per fare un gruppo di cammino sono minimo 5, massimo per farlo bene da 15 a 20, perché se no non è gestibile, sarebbe meglio farlo un altro, però se c'è bisogno e c'è gente che viene si può accettare anche più gente, dipende poi da quanto bisogno di supporto o di sostegno possono avere queste persone. Questo va bene, sull'abbigliamento se mi soffermo. Chi è il working leader? Parola difficile che viene dall'inglese, ma che in italiano vuol dire capogruppo. Il capogruppo è una persona semplicemente che, avendo o un po' di esperienza in più, o un po' di formazione specifica, perché è stato formato a farlo, guida questi gruppi per dare un po' di ordine, un po' di direttive e per renderli un pochettino più omogenei. Che caratteristiche deve avere? Le vedete qua. Deve essere un po' un leader, però non deve essere uno che fa il prezioso. Deve essere uno come gli altri a disposizione. Vi premetto un'altra cosa che non vi ho detto all'inizio ma che è importante. Ognuno cammina sotto la propria responsabilità. Non ci sono vincoli di responsabilità per nessuno, perché è un'aggregazione spontanea di gente che, non volendo per svariati motivi camminare da sola, si mette assieme a qualcun altro, ma spontaneamente, volontariamente, per libera iniziativa. Quindi anche il working leader non ha responsabilità del gruppo. Se io sto camminando in quel gruppo affronta per dire una salita e io non mi sento di farla, non la faccio. Dico tranquillamente, guarda che per me è impegnativa, taglio da questa parte e mi aspetto là sotto, è liberissimo. Ma nessuno deve pensare di dire, no guarda che tu mi hai fatto fare quella salita e io mi sono sentito male. Non esiste. Il gruppo è condotto da un capogruppo, il quale ha studiato un percorso, ha una formazione per dare un po' di coesione e di direttiva al gruppo e questo fa, ma non impone nulla a nessuno, non costringe nessuno a fare niente e non ha la responsabilità di niente. Penso che voi abbiate fatto, chi si iscrive al gruppo firma una liberatoria dove dichiara di andare a camminare sotto la propria responsabilità. Non è richiesto alcun certificato medico, proprio perché non rientra nella categoria delle attività non agonistiche, non rientrava neanche con le ludicomotorie, ma adesso è stato abolito il certificato. Chiaro che ognuno si regola come crede. Chi ha delle patologie o dei problemi è normale che parli con il suo medico, chieda al proprio medico come regolarsi, come deve fare, che medicine deve prendere prima di andare, se ne deve prendere più di meno. Ma questo è un rapporto medico-paziente che esula dal gruppo di cammino, anche se c'è correlato. Ok? Deve saper coinvolgere i partecipanti, cioè il capogruppo deve dare un po' di entusiasmo, deve coinvolgere, deve tenere uniti, deve essere quello che se qualcuno manca per due o tre volte magari ti telefona, chiede come sta, si informa, fa sentire le persone un po' seguite, perché facciamo parte di un gruppo, se no andremo da soli e saremo responsabili solo noi stessi di tutto quello. È una persona affidabile, cioè se dice che viene, viene ed è puntuale. Se il gruppo parte alle 10, il gruppo parte alle 10. Non partiamo alle 10 e un quarto perché manca Pinco, manca Pallino, lo aspettiamo. Il gruppo di cammino è come un treno, ha un orario.
sennò tutti dicono, beh, ma la prossima volta arrivo più questo dono dopo. Tanto mi aspettano e andando un po' c'è il gruppo, invece che alle 10:15, alle 11:15, con delle persone che sono state lì a aspettare 3/4 d'ora. E questo non va bene. Conoscere gli esercizi di riscaldamento, di stretching e di compensazione, o perché ne sa già, o perché è stato formato a fare questa cosa qua. Sa dosare l'attività, perché è chiaro che se il capogruppo ha un gruppo di cammino fatto da persone età media 75-80 anni, deve dosare il lavoro su questa età e sulle capacità di queste persone. Se il capogruppo ha un gruppo di persone 55-65 anni, il lavoro è un po' diverso, il percorso può essere un po' diverso e anche l'esercizio può essere un pochino più intenso, proprio perché è rapportato all'età e alla capacità delle persone. In ogni gruppo, il capogruppo dovrebbe allevare un vice, il quale sta a fianco di lui per un po', poi o prende in mano lo stesso gruppo o migra a gestire un altro gruppo, perché in questo modo si allarga l'onda come buttare un sasso nello stagno, a macchia si allarga poco a poco, perché se il capogruppo è sempre uno, primo questo poveraccio non può mai mancare, secondo se si ammala si ferma il gruppo, e terzo non si crea niente di nuovo, invece bisogna apprendere le capacità, quindi qualcuno viene scelto tra quelli che ritenete più brillanti, i più coinvolti, che hanno più voglia, dite sì, vieni un po' con me, adesso guido un po' io, poi fai un po' tu, qualche esercizio te lo faccio vedere, la prossima volta dico io sto qua, se hai bisogno mi chiedi, e in questo modo si crea anche capacità, coinvolgimento e qualcuno resta un pochettino più entusiasta della cosa che sta facendo. Vi ho portato due cenni anche su un'altra cosa che vi ho detto, perché il mio campo esatto è la sedentarietà e l'attività fisica, però non possiamo tralasciare che purtroppo nella nostra popolazione, non solo in questa, come vi ho detto il problema del sovrappeso è abbastanza rilevante. Questo però non vuol dire che all'interno del gruppo di cammino ci debbano essere anche delle indicazioni strettamente sanitarie su cosa mangiare, su cosa non mangiare, su cosa prendere, eccetera. Il gruppo di cammino è una spontanea aggregazione per un'attività di piacere. Poi ognuno deve essere consapevole di cosa gli fa bene mangiare, di cosa gli fa male, e eventualmente ne parla con i riferimenti adeguati, il proprio medico, il proprio dietologo, il diabetologo che è in cura, eccetera, eccetera. Però voi dovreste perlomeno sapere come sono i vostri consumi, soprattutto di queste sostanze, perché queste sono le sostanze che noi vediamo, non tanto io, anche se lo vedo anch'io, ma soprattutto i dietologi, che non sono consumate nelle quantità adeguate, la frutta, la verdura, i legumi e il pesce. Allora cambiare l'alimentazione vuol dire forse aumentare le dosi di questi. Voi sapete che l'assunzione di calorie, cioè quanto noi mangiamo, deve stare in equilibrio col consumo di calorie. Tanta benzina mettiamo, tanto ne consumiamo, perché il nostro corpo, a differenza delle macchine dove la benzina sta nel serbatoio, mette nel serbatoio nostro che è grasso, quindi quello che cresce non resta lì, viene accumulato, e questo non va bene. Allora è chiaro che il peso dipende da un equilibrio tra l'alimentazione e l'attività fisica. E come possiamo migliorare la nostra alimentazione con dei consigli molto semplici e banali? Allora, si può modificare un pochettino durante la giornata, cioè fare una colazione più abbondante e aumentare i consumi di frutta e verdura e ridurre l'apporto calorico serale. Durante la settimana aumentare i consumi di pesce e di legumi. Quali sono gli alimenti che saziano di più? Le verdure danno il massimo di sazietà, la frutta, poi seguono proteine e carboidrati, i grassi e l'alcol non danno quasi sazietà. E quindi
qualcosa che va dosato nella maniera adeguata. Bisogna alternare diversi alimenti, utilizzando gli alimenti capaci di saziare con meno calorie, cioè frutta e verdura. Ricordatevi che tutte le raccomandazioni dicono 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Noi, dai dati che abbiamo, non parliamo dei bambini che forse fanno una porzione di frutta e verdura al giorno, ma gli adulti, stiamo facendo anche parecchie indagini sui luoghi di lavoro, quindi persone in un'età sui 50, 45, 50 anni, la media sono 3 porzioni al giorno, quando va bene. A 5 arriverà il 10, forse l'11%, non di più. Sono tutti decisamente sotto queste raccomandazioni. Tengono bassi e altri alimenti che abbassano il colesterolo, come i legumi e il pesce. Ricordatevi un'altra cosa importante, proprio per non medicalizzare la cosa. È più importante sapere cosa mangiare piuttosto che sapere che cosa non mangiare. Il pesce, 3 volte alla settimana. Frutta e verdura, qui c'è 2 più 2 al giorno per essere buoni, però le raccomandazioni sono 5. I legumi, almeno 2 volte alla settimana. Le verdure vanno sempre mangiate, anche se si mangia solo un primo piatto. Anzi, è meglio mangiare all'inizio del pasto. 2 frutti al giorno durante i pasti o come spuntino prima dei pasti. Io credo di avere finito, anche per non dilungarmi troppo e non annoiarmi. Io sono a disposizione vostra, di chiunque, come credo le altre persone presenti, se avete dei dubbi, dei chiarimenti, qualcosa che non è stato spiegato in relazione a quello che state facendo, a quello che volete fare o a quello che avete intenzione di fare. Quindi, se ci sono delle domande, mi hanno pregato di dirvi che dovreste utilizzare il microfono perché verrete registrati da quel signore lì che poi vi metterà in rete